assunzioni con un contratto intermittente vedono una media italiana al 7,9%, mentre il dato delle Marche, prime in classifica, lo vede utilizzato al 17%. È il triste primato delle Marche nell'anno 2020 sul contratto di lavoro intermittente, ossia quello che una volta veniva chiamato il lavoro a chiamata. Un dato che si staglia sul panorama del mondo del lavoro che fa i conti con le criticità emerse a seguito della pandemia, dove il lavoro che si muove lo fa solo con modalità precarie. A farne le spese tra i lavoratori sono soprattutto i giovani e le donne. Era uno strumento quasi prima prevalentemente utilizzato proprio per quelle forme di lavoro per le quali davvero non si riesce a definire un orario settimanale fisso, ma che subiscono, ecco, che rispondono a dei picchi di lavoro, a delle straordinarietà di lavoro. Invece in questo caso è straordinaria tutta la situazione, quindi si riesce molto poco a programmare l'orario di lavoro di dipendenti, lavoratori e lavoratrici e si ricorre a questa forma di lavoro assolutamente, insomma, precaria e fragile. Nell'ultimo anno le assunzioni nelle Marche sono calate del 31,1%, inoltre a predominare sono i contratti a tempo determinato rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato, per cui la regione è terz'ultima in Italia con una media del 13% rispetto a una media nazionale del 19,7%. È importante capire che si possono scegliere forme contrattuali un po' più stabili e con queste forme di lavoro che invece vengono utilizzate, la precarietà diventa non solo precarietà contrattuale, ma anche di vita. Chi ha un contratto a chiamata, chi ha un contratto con l'agenzia di somministrazione, non può prendere un mutuo, non può comprare una macchina a rate, non gli danno neanche una casa in affitto. Quindi ecco, parlare di questi dati, di questa precarietà, vuol dire non solo parlare di una condizione lavorativa, ma di una condizione di vita. E se immaginiamo che riguarda così in maniera preponderante soprattutto la fascia dei giovani, non può che preoccuparci in maniera così forte.